Ciao ragazzi, come state? Eccoci insieme con un nuovo video. È una tipologia nuova di video, sempre centrata magari sugli acquisti, però è sull'acquisto di cartoline. Sì, perché grazie a una ragazza del gruppo Corrispondenza Italia, che è quella che appunto con cui scrivo diverse letterine, ho scoperto il Post Crossing. Non so se voi lo conoscete. Praticamente il Post Crossing innanzitutto è un sito globale dove a spot, quindi diciamo il sito stesso, vi dà degli indirizzi a cui inviare delle cartoline. Diciamo, inizi, allora se ti sei appena iscritto, come mi ero appena iscritto io, ti danno la possibilità di inviare 5 cartoline e poi man mano che queste persone ricevono le cartoline, poi altre persone tramite il sito invieranno cartoline a voi. Insomma, è una cosa fantastica. Io all'inizio pensavo che dovevo mandare solo cartoline inerenti al mio paese, quindi diciamo zona Friuli, Pordenone, però le cartoline adesso non si trovano, cioè io veramente non riesco a trovarle in giro, cioè, specialmente nella mia zona, non so, sono diventate dei miraggi, proprio che cosa sono. Però comunque ho scoperto dei siti che le vendono. Cioè, onestamente non lo sapevo, non ci avrei mai pensato, però effettivamente esistono. Questo è uno dei siti dove appunto ho acquistato. Si chiama Post Rabbit di Silvia Wysocka Zajac, non so come si legga. Viene dalla Polonia. L'hanno scritto appunto con raccomandata e appunto è il primo ordine che ho provato a fare di cartoline che poi si possono appunto scegliere. Intanto vi voglio far vedere questa confezione con questi francobolli che sono veramente bellissimi, cioè mi piacciono veramente tantissimo. E ora vediamo le cartoline che ho scelto. Sono confezionate comunque molto bene, come vedete. Questo è appunto la fattura, sì. E ora apriamole, vediamo un attimino. Allora. Vediamo se riesco. Ah, me le ha messe anche in delle bustine. Molto carino. Qua appunto ringrazia. Guarda che carine, con il post-it a forma di fiorellino. Allora. Ah, si è rotto, peccato. Oh, non rompersi di tutto. Ok. Allora, vediamo. Alcune erano già parte di un pacchetto, che presumo sia questo. Sì, Rabbit from Hat. Sì, penso che questo sia il pacchetto che era misto. Quindi c'è questa con questo coniglio e dietro vedete sono appunto cartoline. Questa così bella. Questa così. Carina che anche questa. Questa molto all'italiana, devo dire. Vediamo se c'è scritto. Sì, Traditional Italian Food. Ok. Poi questa molto bella. Questa più vintage. Vediamo queste altre. Allora, ecco, queste sono quelle che ho scelto io. Allora, questa, lupo. Alcune onestamente le ho scelte proprio perché mi piacciono, ma quasi quasi da tenermi. Oh, guardate anche questa che bella che è. Questa con le varie spezie. Guardate questa, è adorabile. Oh, questa è doppia. Guardate il micio.
Ah sì, questa è doppia perché una me la voglio tenere, indubbiamente è troppo bella. Guardate anche questa, cioè stupenda. E cioè, sono bellissime. Così. Questa, anche questa è bellissima, molto autunnale. Poi con questa bimba, con il treno. Ah, e queste sono in omaggio. Vediamo. Vedete che particolare, con i conigli. Una mela. Wow, che bella, guardate questa! Cioè no, è stupenda. E anche questa, cioè, sono bellissime, cioè veramente sono molto molto contenta di questo sito, anche perché sono velocissimi. Le cartoline costano anche poco perché mi pare di averle pagate. Aspettate che vi dico subito. Le ho pagate 39 centesimi, quindi veramente è pochissimo per essere poi così belle. Cioè, mamma mia, che belle che sono! Mi fa quasi pena inviarci. Guardate, stupende. E quindi allora io vi lascerò comunque il link di questo sito perché merita, merita tantissimo. La ragazza, Silvia, mi sono anche scritta con lei, è veramente simpatica, disponibile, quindi veramente tanto di cappello. Mamma mia, che belle che sono! Ok, mi viene il dubbio, quasi quasi me le tengo io piuttosto che spedirle, veramente. Ok, e niente, io vi lascio comunque il link sia del sito della Post Crossing, quello proprio internazionale, e vi lascio anche il link di appunto Post Rabbit. Se volete appunto acquistare delle cartoline anche per voi, insomma, proprio per tenerle perché sono veramente bellissime. E vi lascio anche un altro link che è il link del Post Crossing italiano di Facebook. Quindi qualcuno se ha Facebook e vuole partecipare al Post Crossing anche tra italiani, vi lascio comunque tutti i link. Vi mostro le cartoline che mi sono arrivate. Io al momento ne ho già spedite, mi pare 12. Cartoline, mi pare, sì. E queste sono quelle che mi sono al momento arrivate. Allora, mi è arrivata questa che è la mia preferita al momento. È la mappa del Giappone. È veramente bellissima, cioè è la mia preferita in assoluto al momento. E questa appunto è venuta, è arrivata proprio dal Giappone, mi pare. Sì, esatto, Giappone, Giappone. Poi c'è questa, così, e questa viene dagli USA, quindi dall'America. Poi questa se... Oh, scusate, questa viene dalla Russia, da Mosca. Poi ho questa, anche questa molto carina, che viene da Taiwan, se non ricordo male. Sì, esatto, molto carina. Questa con questo super simpatico riccio che attraversa la strada, speriamo di no perché se no si fa male. Questa viene dalla Germania, che è molto carina. E poi questa dall'Olanda, molto molto bella. Proprio la preferita è sicuramente questa perché mi piace veramente tantissimo. Poi a me piace il Giappone, quindi è proprio il top. Quindi vedete, è comunque molto molto bello. Le cartoline costa anche poco spedirle, tutto sommato, e può diventare una passione, quindi insomma, se volete provare, secondo me potete farlo, insomma, magari anche iniziare, giusto per provare, esattamente. Bene, allora io vi lascio con queste fantastiche cartoline che, mamma mia, se adoro, cioè sono stupende. Sono fatte veramente benissimo. Adoro, adoro, adoro. E niente, io spero che questo video vi piaccia. Se avete bisogno di qualche informazione ulteriore sul Post Crossing, scrivetemi pure nei commenti che io vi risponderò tranquillamente. E niente, vi lascio i link di qualche altro video e ci vediamo ad un nuovo video. Un grosso bacione a tutti. Ciao ciao!